Eccomi qua. Oggi vi volevo parlare dei biberon che piacciono tanto ai miei bimbi. In particolare questi rosa sono della mia bimba Livietta. Allora, questi qui sono i biberon della mamma. È una marca che a me piace molto. Questi biberon sono stati accettati sia dai miei bimbi che dai bimbi delle mie amiche molto volentieri. Ve li faccio vedere. Allora, la tettarella è molto particolare, è un biberon che è stato studiato per l'allattamento misto, perché la tettarella è molto morbida e ha una forma particolare come quella del seno della mamma. Il bambino, per succhiare bene da questa tettarella, usa la stessa suzione che si usa dal seno della mamma, quindi dovrà usare la lingua per far uscire il liquido, latte o acqua che sia. Questi biberon, come tutti i biberon alla fine, c'è di varie misure. Piccolo, che è questo qui, oppure un po' più grande. Questo qui è fornito con la tetterella numero 1, è la tetterella che userete magari all'inizio se non allattate, magari avete la sfortuna di non allattare o comunque decidete di non allattare. Poi c'è la tetterella numero 2 che userete un pochino più avanti quando vedete che il bambino ha bisogno di avere una fuoriuscita di latte maggiore oppure per l'acqua. E poi la tetterella numero 2 e la numero 3 sul biberon un po' più grande. Questo è un biberon molto particolare, a parte per il design è molto accattivante, carino, ci sono i cuoricini, i fiorellini, ed è colorato, azzurro, rosa, verde, viola, quindi a me piace molto perché mi piacciono molto i colori, anche ai bimbi alla fine piacciono molto i colori. È particolare perché si può smontare anche sotto. Questo permette non solo una pulizia molto, molto più facile, perché comunque non ha bisogno di spugnette, ma semplicemente con le mani si può pulire molto facilmente. Ma la particolarità è dovuta al fondo. Il fondo è costituito da una ghiera interna molto, molto, molto morbida e da questa parte dove ci sono dei buchetti. Questi buchetti permettono la fuoriuscita dell'aria. Quando il bambino succhia si sente proprio l'aria uscire da questi forellini e questo secondo me è un buonissimo sistema anticoliche. Infatti io mi sono trovata molto bene, i miei bimbi hanno avuto coliche ma normalmente e comunque non dovute a un biberon senza un sistema anticoliche. Questo qui è, secondo me, è molto valido. La particolarità di questo biberon, ovviamente, oltre a essere senza bisfenolo, ma ormai tutti quanti sono senza bisfenolo, è che ha un sistema di cosiddetta autosterilizzazione, cioè voi semplicemente avendo il biberon potete metterlo nel microonde e senza bisogno di, diciamo, questo qui per sterilizzare i biberon, potete metterlo nel microonde e sterilizzarlo. Vi faccio vedere come si fa. Prendete il fondo e lo lasciate così com'è e ci mettete un po' d'acqua. Dopodiché ci metterete la tettarella, quindi lo smontate bene, ecco, fate così, mettete il fondo, mettete la tettarella, ci mettete sopra il biberon e mettete sopra il cappuccio. Lo mettete così nel microonde per 3 minuti e il biberon è sterilizzato. Questo è comodo quando per esempio andate fuori, magari non so, dai genitori, dai nonni, per una giornata, non volete portarvi più di un biberon dietro, avete bisogno di sterilizzarlo al momento, in questo modo senza bisogno di nient'altro il biberon è sterilizzato. Vi faccio notare quanto la tettarella sia morbida e la forma davvero particolare. Con questo biberon io mi sono trovata veramente molto bene. I miei bambini sono passati dal seno al biberon senza avere problemi e so che tanti figli di miei nostri amici che hanno provato si sono trovati bene. Spero che questo biberon vi piaccia e che piaccia ai vostri bimbi. Ciao ciao!